Guardate la guardiola! Va che roba! Non c'è un garage, non c'è neanche un veicolo, ciccio! Dove sono i veicoli? Le strade possiamo migliorare? Illuminazione? Il gate? Le decorazioni? Eccola qua la licenza di commercio! Questa è nuova? Questa è casa mia per adesso. Mucca, dimmi! È un criminale lui! Ci sono i buchi fra una tavola e l'altra! Se si impegnano, secondo me, potrebbero riuscire a fuggire. Oh, no, eccoli là! Pezzenti maledetti! Aspè! È lui! Sì, è chiaramente lui! Quel pollo ha un aspetto molto fasullo, anche quel porcello laggiù! Tagliagli la strada! Fatta? Fatta? No! No! Mi sono scappottato io! Salve a tutti, io sono Delon Gamer e bentornati dopo... sei mesi e mezzo, figlioli, su Contraband Police, che un paio di mesi fa è stato aggiornato dalla casa di sviluppo e hanno introdotto una nuova modalità di gioco, oltre alla campagna che abbiamo finito più volte. Questa si chiama Ispettore! Come giovane allievo della scuola di polizia, sei stato assegnato a un posto di frontiera fatiscente alla periferia della Karistan. Praticamente, gli eventi della campagna avvengono nel 1981. Qui siamo nel 1979, praticamente siamo tornati indietro nel tempo e ci saranno considerevoli differenze che tra poco andiamo a scoprire. Guadagna gradi sempre più alti nel servizio di polizia e riporta l'avamposto al suo antico splendore. Sono ancora gli inizi qua. Esegui ispezione corriente per guadagnare fondi utilizzabili per migliorare il posto di frontiera. Puoi svolgere missioni giornaliere sul campo in qualsiasi momento. Ci saranno missioni randomiche che compaiono di tanto in tanto. Tempo di gioco illimitato. Da quello che ho capito, inoltre c'è una sorta di caccia ai criminali, intendo i most wanted. Ci sono tante differenze, figlioli, che voglio scoprire assieme a voi. Vuoi partecipare all'addestramento di 5 giorni? No, non mi ricordo un cocchio, ma speriamo che io non faccia troppe minchiate. Stiamo ritornando a Karikatka. No, vi giuro, vi sale un'emozione. Dopo aver rifatto una nuova run di Papers, Please, il mio corpo è pronto, non ne avrò mai nella vita. E come per magia, addestramento completato! Che bello essere raccomandati. Allora, vi salto le parti che abbiamo già letto praticamente. Il valico di frontiera è aperto dalle 9 alle 19. Controlla il maggior numero possibile di auto per massimizzare i tuoi guadagni. Mentre invece in passato eravamo pagati praticamente una cifra più o meno tonda per ogni controllo, adesso è nel nostro interesse fare quanti più controlli possibile. All'epoca più di un tot di auto non passavano. Come detto, è molto differente. È possibile intraprendere missioni esterne giornaliere in qualsiasi momento. Esse sono contrassegnate da marcatori sulla mappa. Come ho detto, sono randomiche. Respingi gli attacchi al posto di frontiera. Diventeranno sempre più forti con l'avanzare del gioco. Un po' come già nella campagna, solo che qua saranno ancora più bastardi. Ma soprattutto, d'ora in poi, sul tabellone troverai le foto di pericolosi criminali che vogliono attraversare il confine. Riconosci il loro volto e non lasciateli scappare. Inoltre, le regole giornaliere varieranno in maniera randomica. Quindi è talmente complicato che prima o poi farò qualche minchiata pure io. Compagno, spero che tu abbia dormito bene. Pronto per un'altra giornata di lavoro? Allora, signori, sì, questa è Karikatka nel 1979. Guardate che schifo. Cioè, già non era messa bene prima. Guardate la guardiola. Va che roba. Cioè, fatemi vedere dentro. No, no, questa è la nostra prigione. Ma mi prendete in giro? Cos'è sto schifo? Ho capito che dobbiamo ancora costruire il posto di frontiera. Ma guarda il magazzino dove è finito. Ma che tristezza, palate! Non c'è praticamente nulla! No, 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 fermi tutti, ferma la baracca, non me ne frega niente, a costo di ricominciare la giornata lavorativa. Guardate il nostro garage! Non c'è un garage, non c'è neanche un veicolo, ciccio! Dove sono i veicoli? Abbiamo una poracitudine over 9000. Ah, stiamo riparando le macchine, bene! Che culo, figlioli, che culo! Sì, in parole povere, la nostra situazione è decisamente peggio rispetto al solito. Come ci ha già annunciato il gioco e come è già possibile nella modalità campagna, ovviamente potremo investire il nostro denaro per migliorare la struttura esistente. Però sì, ha bisogno di un sacco di miglioramenti. Ok, vediamo quindi di riavviare la giornata, perché nel frattempo il tempo è andato avanti, quindi non possiamo perdere delle preziose ore. Dobbiamo sistemare tutto in stoppolto e mi serve una quantità spropositata di denaro. Ok, giorno 1, licenza commerciale. Oddio, vediamo quali regole si saranno attivate. Abbiamo 3 contrabbandieri. Paraurti mancante. Nazionalità, unione di rally e colore del veicolo giallo. Porca miseria, sono daltonico, ma vabbè, dettagli. Per il benessere dei commercianti acaristani, il partito sta introducendo nuove norme. I commercianti dei paesi limitrofi possono attraversare il confine solo se in possesso di una licenza commerciale valida per il tipo di merce in questione. Oh mio Dio, un nuovo tipo di documento, non c'era ai miei tempi. Aspettate che ci sono altre 4 regole. Qualsiasi discrepanza nella documentazione della lettera di vettura deve comportare il rifiuto dell'ingresso. Poi, aspettate che non riesco a leggere. Eventuali errori
nel documento della scheda del veicolo dovrebbero comportare il rifiuto dell'ingresso. Oh, porca la miseria. Gli agenti sono tenuti a controllare la legalità dei documenti, quindi ci saranno i timbri falsificati. E le cattive condizioni tecniche di un veicolo non sono un motivo per rifiutare l'ingresso. Aspetta, ma la scheda veicolo deve essere corretta? Trovo dei messaggi un po' contrastanti, ma vabbè, dettagli. Buongiorno signore, mi dia i suoi documenti? Ho paura perché sono cambiate decisamente troppe regole. Allora, il signor Ivo di Bari. Aspetta, unione di rally o paraurti mancante? Com'è il suo paraurti, signore? Questo è presente, quello dietro... molto ma molto mancante in effetti. Vediamo se c'è qualche simbolino strano strano. Signore, benvenuto, scenda cortesemente dal veicolo. Allora, aspettate che pre... C'ho l'inventario vuoto, porca la miseria, aspettate. Non mi avete dato il materiale per cominciare? Vediamo un po' se si trova all'interno del magazzino. Sì, ok, abbiamo la pistola, dammi delle munizioni. Tubo del gas con cui percuotere il nemico. E già così mi ritengo molto ma molto soddisfatto. Allora, ritornando a noi, quante coltellate vuole, signore? Ah, quanto mi era mancato sventrare le gomme dei criminali. Abbiamo del denaro falso, non sto provando a fuggire, vero? Bravo, bravo, bravo. Aspettate che faccio un po' di confusione con i tasti. Mi spiace, ho qualcosa con me. Prendi questi soldi e mi faccia passare. No, 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 no. Manco per il cocchio. Facciamo anche un bel controllo del carico, perché vedo già degli amichevoli serpentelli di quartiere. Qui è tutto tranquillo, ma qui invece direi che... sento il profumo del vile danaro. Me lo posso portare via io? Tanto chi te lo controlla? Voglio dire, è il 1979. Diamo un'occhiata veloce veloce anche all'interno. Qui è tutto a posto. Wila! Qua sopra lo hai nascosto? 3 unità di denaro falso. Ottimo. Non c'è il coso porto oggetti? Direi di no. Do giusto un'occhiata anche dietro, signore. C'era del sapone. Ma la valigia sembra a posto. Guardalo dove l'ha nascosto. C'erano un paio di pixel di denaro falso. Buon uomo, venga con noi, le regalo questo bellissimo paio di manette personalizzate solo per lei. Quanta roba che non ho recuperato. Guardi, le abbiamo anche dato un pigiamino, le sta perfettamente. Abbiamo qualcuno che controlla... controlla niente. I potenziamenti al computer, vediamo un po'. Oh mio Dio, hanno migliorato un pochettino l'interfaccia. Le strade possiamo migliorare. Considera la possibilità di migliorare le strade per aumentare il numero massimo di arrivi giornalieri. 2000 dollari? Oh mio Dio, il garage, che è una tristezza. Area di scarico. Potenzia l'area di scarico per ridurre il tempo necessario a spostare le merci. Oh mio Dio, ora impiegano veramente del tempo. Illuminazione. Il gate. Le decorazioni. Oh porcaccia. Abbiamo anche nuove tipologie di veicoli. Vediamo un po'. Il varila non c'era ai tempi d'oro. Oddio, per adesso abbiamo solo Lazar 5. Oh no, questo è il mio alloggio. Tristezza a palate, figlioli, tristezza a palate. Migliora la recinzione per ridurre il numero di nemici durante gli attacchi al posto di frontiera. Sì, te aspetta e spera, ciccio. Ok, ritorniamo là fuori. Maximov, buongiornissimo. Cortesemente, ciccio, ripulisci la zona. Scusa, non ti stavo minacciando con un coltello, porta pazienza. Allora, non perdiamo altro tempo. Avanti, il prossimo. È già mezzogiorno, ho fatto un solo controllo. E buongiorno anche a lei, mi faccia vedere i documenti che c'ha l'aria furbacchiona. Questi qua del 1979, bisogna tenerli sempre sotto controllo. Felix Umitenko. Oddio, perché ci avete i nomi così tanto strani? Oh oh, trovo una piccola irregolarità. Documenti validi fino al 16 giugno. 31 ottobre del 1978, anche questo non corrisponde. A sto punto sospetto anche... come si guardavano i timbri? Era così? Aspetta, aspetta, ma dovevo dire il nome del paese, ovvero Akaristan. Ottimo. E poi dovevo fare... aspetta, com'era? Così e così. No, no, non questo, non questo. Aha! Questo invece non corrisponde. Perché i controlli li potrei fare anch'io manualmente, ma è meglio non fidarsi. Il timbro sembra corretto. Vediamo il veicolo. Signore! Un po' aperto qua, un po' ventoso. Ha 2 finestrini rotti. Aspettate mezzo secondo che devo anche fare il rapporto di ispezione. Finestrini rotti. I pneumatici ci sono, mi consolo. Il motore pure, yay. Aha, eppure un fanalino della serie, è meglio abbondare. Signore, lei c'ha un bel po' di irregolarità. Aspetta, dovrei controllare anche il loro carico. Senta, facciamo così, mi fido abbastanza di lei da poterla rifiutare con tutti i documenti così tanto falsi. E già tanto che non l'arrestiamo, porca la miseria. No, e porco cane, ma te arrivami con i documenti quelli giusti. Ma ti pare il caso sti furbacchioni? Se ho fatto qualche errore verrò pagato di meno. Ma a prescindere, quello aveva i documenti super mega falsi. E sistemi quel cattorcio di micro machine. Buon salvino. Rifiuto giustificato, ispezione perfetta. Salve signore. Lei c'ha una marea di carico, vero? Aspetta che vado a dare un'occhiata subito, così so quanti porchi... oh mio Dio. Aspetta un secondo, cos'era? La C tua.
Oddio, guarda quanti barili. Ma mi prendi? Non c'è bisogno. Come non c'è bisogno? C'hai 84 milioni di barili di non so nemmeno io che cosa. Maximo, mi dovresti dare una mano anche te, sei lì a grattarti il culo tutto il giorno? Ok, li abbiamo segnati tutti. 14 di sostanze infiammabili. Che culo. Eccola qua la licenza di commercio. Questa è nuova. Valida fino al 3 aprile. Eccola qua. E non puoi entrare, ciccio. Non mi corrisponde, in effetti. Livon, Levon. Ecco qua, altra irregolarità. Pure il nome sbagliato. Porco canaglia, valida fino al 14 giugno, 6 agosto del 79. Vabbè, anche questo c'è il veicolo mezzo smazzucato e spaccato. Dai, io odio dover fare il rapporto di ispezione. Finestrini, fanalini. Aspetta, 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 ma qua c'è il finestrino. Io non mi ricordo se ti ho visto abbassare il finestrino. Dai, che sono già le 3 di pomeriggio, giurerei che siano due finestrini. E c'è anche uno specchietto mancante. Ciccio! Ok, direi che ho abbastanza motivi per rifiutarlo. Voglio dire, già quello che abbiamo trovato dovrebbe essere più che sufficiente. Rifiutozzo! Olle! Oh, sì, ma quanti controlli, gioco? Direi decisamente troppi. Non ho controllato bene questa storia della licenza commerciale, ma... Oh, al massimo non è un'ispezione perfetta. Come ho detto, mi pagheranno di meno, ma va bene così, figlioli, in fin dei conti. Oh no, un altro veicolo commerciale. Rifiuto giustificato. Ok, solo 60 dollari. Sì, sì, ciao ciccio. Ma porca miseria, c'era qualcosa che mi è sfuggito molto probabilmente. Allora, signor Fikri Maina, carico materiali, 22 ottobre della licenza, Fikri Maina. Vediamo, signor Fikri, cosa mi trasporta. Del carbone e dichiara del carbone. Ok, fin qua tutto bene, presumo che non mi supera neanche i limiti di peso. Prima non ho controllato. 3.008, 4.008. Ok, la targa tue, tutte cose. Oh, signor Fikri. No... Scusi, mi sono tirato una sportellata in faccia. Salvo intoppi, diciamo che lei mi sembra abbastanza approvato. Purtroppo la mia barra del controllo, quella in alto, è limitata allo stato attuale. Fin tanto che non ci levelappiamo. Tutto qua? Non c'era bisogno di affrettare? Oh, spero di non aver fatto minchiate. Ispezione perfetta! Ok, giornata lavorativa conclusa. Il lavoro è finito, ora puoi riposare. Questa la tela fai semplice, porco canaglia. Ok, mi resta un po' di denaro, 860 dollari. Vi ricordo che a fine giornata dobbiamo pagare i dipendenti. Non so nemmeno io quanto, una volta c'era scritto e ora non lo trovo, ma vabbè, dettagli. Ad ogni modo, vediamo un po', abbiamo un massimo di 3 prigionieri per adesso. Non abbiamo abbastanza denaro per fare grandi miglioramenti. Costa tutto un botto e mezzo. Com'è possibile che io mi possa permettere dei miglioramenti? Non posso neanche assumere nessuno. Ho a malapena il denaro per level upare qualcuno. Però poi mi costerebbe molto di più il suo stipendio. Quindi per adesso devo evitare, figlioli. Non posso comprare perché richiede una caserma migliorata. No, ci sono anche quei limiti. Perché non abbiamo il coso di guardia. La postazione sopraelevata per colpa della nostra caserma. Ovvero l'ufficio va migliorato. Potenza l'ufficio per aumentare la capacità del magazzino e della prigione. 2200 dollari. Oh. Vado a piangere in un angolino, figlioli. Vado a piangere in un angolino. Ok, dai miei registri è emerso che un veicolo lo dovremmo avere. Quindi se vado dal Sior e gli dico del Lazar, dovrebbe quantomeno spawnarlo. Ok, e il veicolo versione base ha dato anche al trasporto dei prigionieri. Contrabbando nell'inventario. Ho un po' di materiale di contrabbando, ma non troppo. Oddio, Novik! Novik, mi ricordo di te. Come va? Tutto bene, ciccio? C'hai ancora la moglie che ti mette le corna letteralmente con tutti? Allora, scaricami... No, no, non volevo metterlo in mano, scusa. Lo volevo tipo trasferire dall'altra parte. Facciamo doppio clic e vi sono tutti felici e contenti. Ok, la pistola, slot numero 3. Dove poi hai il numero di colpi? Ah, adesso è in alto, 80 proiettili. Novik, non volevo sparare a te, porta pazienza. Bravo, Novik! Tua moglie sta facendo la stessa cosa, sta scopando a casa con qualcun altro, ma vabbè, dettagli. Figlioli, non so come potremmo guadagnare altro denaro allo stato attuale. Anche se riportassi indietro la refurtiva, non cambierebbe più di tanto. Quindi questa è casa mia per adesso. Ovviamente ci sono le sigarette, c'è il disordine, una bottiglia di alcol e giustamente i cetriolini e le mosche appiccicate lì. Tristezza a palate, figlioli, tristezza a palate. Ok, siamo sopravvissuti alla prima giornata. Dimmi che la barretta si riempie. Così poco si è riempita. Ok, i dipendenti ci sono costati 15 dollari, 5 dollari di manutenzione dei veicoli e 80 dollari di manutenzione della proprietà. Quindi abbiamo 760 dollari. Oh, che bucio, barretta? Barretta sei bassissima.
Yay! Un'altra giornata io onesto lavoro. Che culo. Alzati, ci aspetta un'altra giornata intensa al confine. C. Lei è lì a non fare un cocchio, signore. Onestamente non so nemmeno dove sia. Ok, abbiamo ancora gli eventi della licenza commerciale, quindi dobbiamo assicurarci che sia corretta. E abbiamo ancora questi cocchio di contrabbandieri. Abbiamo un nuovo ricercato. 250 dollari. Più ricercati. Hanno tradotto Most Wanted con più ricercati. Ah, mi fate quasi tenere. È giallo quello? Mi sale un minimo di dubbio. Credo sia verde, santo daltonismo. Sì, sì, saluto un cocchio. Aspetta che faccio un controllino. No, non questo, per abbassarmi. Controllino, control. No, mi sa che è verde. Mi sono fasciato la testa per nulla, probabilmente. Scusi, buon uomo, porti pazienza. Ma il daltonismo è una brutta, brutta bestia, in effetti. Esimio signor Bulut Kadir. Kadir Bulut trasporta cibo. No, questo non va bene. Stai violando le regole di ingresso. Perché stai trasportando anche del cemento. Ok, 14 maggio e siamo il 30 aprile. AZ bla bla bla. 17 maggio e fin qua siamo a posto. Dovresti essere dentro anche con le regole del peso. 2006, 2008, questo è un Hazard 5. Faccio giusto un controllo della targa. 64603OS, perfetto. E il veicolo in sé, aspettate che tolgo l'UV. Mi sembra anche a posto. Dovrei fare un controllo della lettera di vettura. 4 di cemento, vedo caffè. Sì, sì, dai, diciamo che a posto. Signore, purtroppo, come dicevo, per... aspetta, è stato segnato norme di ingresso, perfetto. La dobbiamo rifiutare. Aspetta, non era ricercato, vero? No, ok, ricercato, c'ha la barba, non ha cappelli e tutte cose. Oh, 250 dollari extra, tanto schifo. Non mi farebbero. Signore, c'ha lo sportellone dietro aperto, scusi? Speriamo che non gli cada la merce durante il trasporto. Ok, rifiuto giustificato, ispezione perfetta. Ah! Parto la portiera, scusi, è una giornata difficile per tutti. Mi dia tutti i suoi documenti, è necessario. È un posto di dogana, signor Tahir Butkus, porca la miseria, motivo. La visita, signore. Abbiamo problemi con la validità del suo visto d'ingresso. Quindi data di scadenza dei documenti. Devo mettere io le barrette? Aha, il nome non combacia. Aspetta, tirami fuori anche il nome. Micros 26D. Non è una Micros 26D, ma manco per il cocchio. Quindi tipo di veicolo completamente sbagliato. Vediamo in che stato è il veicolo stesso, porca la miseria. Non è che c'hai il materiale di contrabbando, vero? Book tour e tutte cose. Pneumatico bucato, fanali. Ma porco canaglia. È così difficile tenere i veicoli in uno stato decente, eh? Vediamo un po'. Qua dietro sembra tutto legit. Aspetta, ma il veicolo è giallo? Mi permette di fare un controllino veloce veloce? Ma è bucata anche questa? È una ruota molto ma molto piccola? Mi ha detto che non gli devo sporcare i sedili. Ci piscio io qua dentro se voglio. Datemi mezzo secondo perché devo scaricare anche la merce. Sì, scusate, la merce, insomma i bagagli, ci siamo capiti? Anche qua dietro sembrerebbe essere tutto a posto. Perché sto tizio non mi convince minimamente? Non lo so, c'ha... c'ha l'aria questo è un bel serpentello, ciccio. Ah, mi sembrava strano. Mi hanno levelappato? Ho trovato un bel po' di armi. Ciccio, te finirai in prigione per un bel po' di tempo. Aspetta che controllo anche qua dentro. Sembrerebbe tutto molto legit. Bravo, bravo. Mi piace un criminale che va in giro vestito in maniera elegante. Che stracocchio. E non mi sembra di vedere molto altro. Fammi dare un'occhiata anche qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Ogni tanto nascondono letteralmente roba dovunque. Ma sembrerebbe tutto a posto. Dovrei controllare meglio, soprattutto nella zona del motore. Beh, se metti delle bombe nel motore sei pirla, ciccio. Allora, intanto, un arrostino veloce veloce. Il problema è che il nostro carcere pian pianino si sta riempiendo, quindi appena possibile vedo di consegnarli. Sapevo che il contrabbando era una cattiva idea. Avrei potuto seguire le orme di mio fratello che fa gigolo. Ma vabbè, dettagli. Allora, porca puzzona, ciccio veloce. Dai che stasera ci facciamo i peggio festini a colpi di droga e bombe. Criminale catturato, 60 dollari. Ah, mancava qualcosa, quindi non mi hanno dato un rifiuto perfetto. Ok, resta ancora un tizio dell'unione di rally e l'altro con la targa parziale. Ovviamente c'è anche il signore che è il più ricercato. No, questo è troppo vecchio. Non è che si è travestito, tipo, mi sembrerebbe l'idea geniale dell'anno. Signore, mi dia tutti i documenti, spero sia tutto a posto. Lei dovrebbe sapere a prescindere se è tutto a posto. Allora, 4 dicembre, DD1, bla bla bla. Rudolf. Vediamo un po' cos'è che trasporti, Rudolf. Niente, non volevo entrarle nel veicolo, scusi, C'ho un pochettino di problemi pure io. Anzi, il veicolo è in condizioni
Perfetto, lei non è dell'Unione di Rally, no? E a Karistan! Vieni in Karistan, bravo, tu torna a casa, Alessi. Ok, 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 sembra tutto legit, signor Rudolph, guardi. Non faccio neanche i controlli quelli precisi, precisi. Si cucchi il timbrino verde. A posto e facciamo entrare il prossimo cliente della giornata. Che ore sono? Già le due? Per adesso arrivano solo 4 persone finché non miglioriamo ste cocche di strade. Sì, ispezione perfetta, $120. Yeah. Signore, dove sta portando quella mucca? Ok, la mucca almeno è vera. Mi consolo, buongiorno anche a lei, cortesemente i documenti. Signor Varlaam Glonti, bellissimo nome, i suoi la odiavano alla nascita. Una mucca, giustamente. Licenza di commercio per animali fino al 9 maggio, sta per scadere ma è ancora valida. 19 giugno, passaporto corretto. Tuttavia non sono convinto che quella mucca sia vera. Le stanno facendo sempre più realistiche qua nel 1979. Tirerei un paio di accoltellate alla mucca così giusto per essere per essere sicuro. Per il resto la targa è corretta. Bravo signore. Sì, non abbiamo altri clienti laggiù. Dannazione! Ok, senta, io la faccio passare. Non vedo irregolarità così. Su due piedi, poi una volta tanto il veicolo è a posto. Unione di Rally. Oh oh. Oh oh. Aspetta, da dove veniva il porca miseria, avrei dovuto controllare meglio, avrei dovuto controllare meglio. Mucca, mucca, dimmi, è un criminale lui, a me lo puoi dire, fidati mucca. Ispezione perfetta e un'altra giornata conclusa con successo. Penso che per oggi sia tutto. Ciccio, meno male, allora abbiamo $1180. $2000 per le strade, è vero, mi ero completamente dimenticato, dannazione, non posso migliorare nulla. Possiamo migliorare il comfort tramite delle luci? Beh, i controlli li ho fatti tutti io manualmente quest'oggi. Ho ancora il materiale di contrabbando nell'inventario? No, no, l'avevamo scaricato. A sto punto vediamo di recuperare tutto sto bandilon. Perfetto. E trasferiamo i ragazzuoli all'interno. Aspetta, no, puoi andare. Della nostra auto di polizia. Sì, ma guarda che roba! Ci sono i buchi fra una tavola e l'altra. Se si impegnano, secondo me, potrebbero riuscire a fuggire senza nessun problema. Allora, abbiamo ancora... Che ore sono? Le 3 di pomeriggio. Perfetto, abbiamo un sacco di tempo. La mappa di gioco non dovrebbe essere cambiata. E pertanto dovrei poter tranquillamente raggiungere i suddetti luoghi. Aspetta, cos'era? Luci accese, accendi motore. La sirena dov'era? Sirena accesa. A posto, chiuditi portiera. Con le sirene accese la gente dovrebbe lasciarmi passare senza rompere i maroni. Aspetta che controllo la mappa. Oh miseria, sono cambiate cose sulla mappa. Dopo devo controllare. Speriamo che non ci siano ancora gli agguati lungo la strada. Ovviamente facciamo attenzione a non smazzucare male il veicolo contro qualcuno o qualcosa e via dicendo. Altrimenti poi lo dovrò anche riparare. E per adesso è un veicolo veramente DM. Rilassati, ho un piano di fuga. Tahir, vengo lì dietro e ti squarcio le gambe. Voglio vedere come corri senza le gambine. Che stracocchio. Oh no, oh no, eccoli là. Pezzenti maledetti. Dai, siamo al secondo giorno. Fatemi mettere sotto un cartello così per simpatia. Ok, al ritorno non possiamo passare da di qua. Quanto la odio sta gente. Più che altro la rottura di balle, che non mi posso neanche difendere, perché abbiamo solo la pistolettina quella di base. E adesso devo anche sentire la sirena a tutto volume. Oh, hanno fissato le rocce della miniera. Finalmente sono ad alta risoluzione. Oh, che bella coda. Spingi quella cocchia di sirena che non la sopporto più. Perfetto, sono ancora un braccio volante a quanto pare. Signore, buongiornissimo. Quanto mi pagate nel 1979? Oh, ancora una volta $100 a prigioniero. Da quello che ho capito dovrebbero aver anche migliorato complessivamente la grafica del mondo di gioco. Ditemelo voi perché io non mi ricordo neanche come fosse. Ok, ora dobbiamo andare... aspetta, com'era? V? Sì, perfetto. Dicevo, devo anche passare velocemente alla stazione di polizia per scaricare la merce di contrabbando. Oh no, si sono appostati prima del prossimo bivio, quindi o faccio i giri lunghi. Aspettate un attimo, ci sono dei simboli sulla mappa. Vedete che c'è una macchina gialla a destra. Oddio, sarà un inseguimento probabilmente. Levatevi, levatevi barboni. Oddio, si è smazzucato contro la parete della galleria. Allora, proviamo a dare un'occhiata a quell'evento randomico. Peggiore delle ipotesi, me ne vado. Non dovrebbe essere un problema e non ottengo la ricompensa. Se vogliamo avere un capitale decente, dobbiamo almeno provare ad affrontarle. Dovremmo essere più o meno arrivati. Sì, aspetta, aspetta. Togli la mappa, razza di idiota. Buongiornissimo. In effetti c'è un nostro collega.
Allora, aspetta che parcheggio qui, perfetto. Collegoschi, buongiornoschi, come andiamoschi? Vediamo un po'. Compagno, mi è scappato un tizio del posto di blocco. Mi sono subito messo al volante per seguirlo, ma sono finito in una dannata buca. Con la gomma a terra non ho speranza di beccarlo. Presto, non possiamo lasciarlo scappare. Obiettivi, controlla la mappa e localizza il veicolo del fuggitivo. Ferma il fuggitivo con ogni mezzo e ricompensa $300. Ok, vediamo un po' dov'è il veicolo del tizio dietro di me. Ok, anche il mio veicolo non è in condizioni perfette. Ed essendo peraltro un... cioè di motore ciccio veloce, un veicolo di base, sarà anche lento da far schifo. Ok, io ci provo, ma non faccio promesse. Mi faccio veramente delle grasse risate se disgraziatamente il mio veicolo esplode durante l'inseguimento. Perché lo dobbiamo anche rimpiazzare dopo. Quindi non solo non ottengo il denaro della ricompensa, ma ne vado a spendere ancora di più. Ok, cattura fuggitivo. Sta venendo in questa direzione? No, sta andando in direzione opposta. Signore, si fermi. Ok, per mia fortuna è un veicolo grande, quindi sarà sì più lento, ma farà anche meno difficoltà a essere buttato fuori. Ok, ci siamo. No, no, levati barbone. Si sposti, signore. Dove è andato? Dove è andato? Mi sa che è passato oltre. Sì, ce l'ho fatta. Dov'è il fuggitivo? Il fuggitivo è dietro di me. Aspetta un secondo, fatemi scendere cortesemente. Che macello. L'incidente è stato assurdo. C'è l'auto del tizio qua che sta volando. Buongiorno, buon uomo, salve, scusi, si sposti di qua. Non mi faccia fare i big giri. Come ho detto, è una giornata difficile per tutti. Ed è in arrosto. Eccolo lì. Ok, torno indietro di nuovo al campo di lavoro. Aspetta. Perché ho fatto ste cocche di missioni extra. Ma che macello. Ci sono 8000 veicoli, signori. Signori, scusate, non fate caso a me. Oh, ok, ce la facciamo? Ce la facciamo con molta calma. Ah, la cava, da quanto tempo che non tornavo qua. Più o meno 2,8 minuti. Ma insomma, ci siamo capiti. Ciccio, mi dai un altro centone cortesemente. Yay, e siamo a $1780. No, mi serve molto ma molto più denaro. Ok, ripartiamo e proviamo a scaricare la refurtiva de novo. Ok, prendiamo le stradine interne, che se siamo fortunati non sono piene zeppe di criminali come non ci fosse un domani. Devo anche darmi una mossa perché stanno calando le tenebre all'orizzonte. Col culo che mi ritrovo, il gioco fa spawnare dei cattivoni anche nella foresta, eh. Sappiamo tutti molto bene che è già capitato in passato. Ma siamo alle prime giornate, non dovrebbe essere così tanto aggressivo. Ok, eccomi ritornato sulla strada principale. Spostatevi, barboni. Ottimo, se non avviene nessuna sfiga all'ultimo, magari riesco anche a sopravvivere. Yes, centrale della polizia. Apriti sesamo. Porca la miseria. Tutto calcolato, signori, tutto calcolato. Aspetta che c'era sto tizio che ti passa sempre in parte, rischi di metterlo sotto. Ok, spegni sta sirena che non la sopporto più. Buongiornissimo, come andiamo, signore? Salve, compagno comandante. Come va, tutto bene? In una linea temporale parallela io l'ho ammazzata, ma vabbè, dettagli. Tutto questo per $150. Aspetta un secondo. Una volta c'erano i file del KG, come cocchio si chiamava, qua dietro. Non ci sono più? No! Ah, eccoli qua, gli atti. Sono $100 gratis, praticamente. C'è una porta finta. Se riesco a ritrovare anche gli altri, un po' di denaro extra, come ho detto, non fa schifo a nessuno. Ok, vediamo di ritornare. I fari sono accesi? Spero di sì. Ma no, c'è i fari di M sto veicolo. Dicevo, vediamo di ritornare a casa. Dai, sul posto di lavoro. Io vivo letteralmente l'indogana. Che miseria, l'indogana. 24 ore su 24. Col culo che mi ritrovo mi aggrediscono stanotte. E voi direte, Malone, hai finalmente i $2000 per migliorare le strade. No, figlioli, perché a fine giornata devo pagare dipendenti e tutte cose. Quindi quella cifra scende. Beh, l'avevano detto che questa modalità di gioco sarebbe stata decisamente molto ma molto più difficile della campagna principale. Aspetta. Ok, senti, lascialo qui. E chi si è visto si è visto. Ci penserà coso a sistemarlo per domani mattina. Ok, sono le 9 passate. Quindi posso anche andarmene a dormire. Con tutta l'esperienza che ho su sto gioco, mi aspettavo che sarebbe stata una passeggiata. E il telone si sbagliava veramente di brutto. Ok, giorno 2. Costo giornaliero meno $100. E me ne restano 1930. Però sì, la barretta a malapena si è riempita per metà. No! Svegliati, compagno! Ti aspetta un altro grande giorno in Acharistan. Guardi, io e lei abbiamo un'opinione molto differente di grande giorno. Ah, ok, nel frattempo abbiamo altri contrabbandieri? Direi di sì. Colore del veicolo, grigio. Il ricercato è ancora la stessa identica persona. Non sono cambiate le norme, quindi per adesso abbiamo ancora la campagna nota di più come licenza commerciale. Buongiorno, un'altra micro machine. Aspetta un attimo. Ok, tu c'hai il cappello? Non lo so. No, hai la barbetta un po' più corta per dover di cronaca.
Non penso che tu sia così furbo da mettere il cappello per depistare le mie indagini. Allora, ritornando a noi, 8 giugno, siamo il 1 maggio, ma come la festa del lavoro in Italia, io devo lavorare. Ah già, siamo in Akaristan. Ok, signor Abbas da Al-Barack Obama. Ok, mi sembra che sia tutto regolare. 4 detergenti, no aspetta, i bagagli stanno davanti, sì, 4 detergenti. E dichiara 5 bagagli, 1, 2, 3, 4 e 5. Senta, non penso che provi a truffarmi così di primo mattino. Vediamo di approvargli l'entrata. Sono già le 10, zio Billy. Il tempo in sto cocchio di gioco avanza decisamente con troppa rapidità. Corro qualche rischio, non importa, va bene così, provo ad affrettare i controllini. Ispezione perfetta, sei stato promosso, sì! Sì, nuove migliorie del posto di frontiera disponibili. Aspetta, quindi non erano tutte disponibili fin dall'inizio? No, davvero ragazzi, guardate sto posto. Già, nella campagna principale non era messo bene, ma non era una struttura fatiscente in legno ai tempi d'oro. Guarda che roba! Mio Dio, ci sono dei leggeri spifferi quando sono all'interno, ma proprio leggerissimi. Buongiornissimo, principessa. No, non te lo restituisco, me lo tengo perché sei un ometto troppo bello e sexy. Signor Atabek, Atabok, guarda già il nome, l'ho sgamato alla velocità della luce. La foto, signore, non mi corrisponde minimamente. Scommetto che pure la data, 21 aprile 1979, sì, anche questa non è giusta. Scusate se premo tab in continuazione, ma ho in mente alcuni tasti di Papers, Please, purtroppo. Porca miseria, anche la targa del veicolo è sbagliata. Pure il peso della serie è meglio abbondare. Non è che lei è un criminale, vero? 3.009, 4.002. Allora, fatemi fare un controllino veloce, veloce. Vediamo se compare qualche bel serpentello. Che ogni tanto li manco pure io, perché non sono un ometto perfetto. Non sono come i controllori di Arstorska. Quelli sono delle bestie di proporzioni bibliche. No, detto tra noi, sto gioco è molto, ma molto più difficile che Stracocchio. Ok, i barili sembrerebbero tutti a posto. Per davvero? È che non lo so, sto tizio c'ha una marea di documenti sbagliati per dovere di cronaca. Quindi un minimo di sospetto penso che sia anche legittimo. Aspè, aspè, è lui, è lui. Sì, è chiaramente lui. Signore, signore, scenda cortesemente dal veicolo. Grazie, molto gentile da parte sua. Lei dovrebbe essere il nostro ricercato. Ma guardalo, piccolo stellino. Non mi piacevi fin dall'inizio? Stai commettendo un errore. No, 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 no. La faccia è la tua, chiaramente. Datemi la ricompensa di 300 dollari. Criminale arrestato, perfetto. 45 punti di esperienza. E basta? Beh, la foto è sparita. Quindi i 300 dollari sono automaticamente miei. Signore, cortesemente mi liberi tutta la zona. Scusi se le punto la torcia UV, porti pazienza. A posto, ispezione completa. 250 dollari e tutte cose. Allora, datemi. Vabbè, facciamo intanto entrare il tizio, sperando che non provi a forzare il posto di blocco. Ci vorrebbe anche un po' di sfiga, ma conoscendo la mia di fortuna. Ok, permettetemi di migliorare, come dicevamo, almeno le strade. Perché non posso farlo? Livello 3 richiesto sergente. Oh no, ci sono anche limiti molto evidenti. Posso migliorare il mio alloggio per 1700 dollari? Così abbiamo molta più salute e aumenta considerevolmente anche i punti di percezione. Va bene, va bene, va bene, l'abbiamo fatto. Miglioramento in corso. Alloggio 2, yay! Almeno non è più una roulotte. Mi consolo. Pure io ho diritto di trattarmi bene, che stracocchio. Salve, ciao! Non far tutto l'amicone e poi magari scopro che c'è qualche irregolarità. Giuro che ti accoltello male anche la nonna, porca la miseria. Come ti chiami? Grigol? Grigol? Davvero, avete dei nomi di M, Cici? Unione di Rally. Uno dei criminali era dell'Unione di Rally. No, non premere Cilo, Nino. Continua a fare questo errore. Oh, ragazzi, ci metterò un po' a rimemorizzare tutti i tasti. Allora, fammi controllare. Quel pollo ha un aspetto molto fasullo, anche quel porcedo laggiù. Allora, aspetta mezzo secondo. Vediamo una bella controllata a questi meravigliosi animali della fattoria. Ok, la capra almeno mi sembrava molto legit. Allora, facciamolo scendere direttamente dal veicolo. Signore, signore, ma lei pensa che noi siamo imbecilli? Cioè, normalmente le darei anche ragione. Mi faccia comunque fare un controllino veloce, veloce. Anche all'interno della serie si sa mai. Qui nulla, qui niente. Speravi di fregarmi. E che stracocchio, vediamo un po'. Abbiamo trovato degli alcolici. Ma siamo pieni zeppi di alcol. Li regaliamo ai bambini dell'asilo praticamente. No, no. Porca la miseria, no. Ma sapevo io che ci provava il bastardo. Aspetta, 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 aspetta. Lo so, ho notato, porta pazienza.
Accendi il motore, accendi il motore. Vai, 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 che la sirena l'accendo io. Ecco qua. Bastardo maledetto. Gli ho tirato un'accettata, ma a quanto pare non è stata sufficiente. E che se lo ammazzo perdo i 100 dollari della sua taglia. Insomma, ci siamo capiti. Sì, insomma, i 100 dollari della cava. Allora, proviamo a buttarlo fuori strada. Cioè, non può tagliare la strada? Dai, dai. Schiantati su un albero, bastardo. Dai, che devo tornare al lavoro. Mi fai perdere preziose ore di lavoro. Perché il bastardo ha sterzato all'improvviso? Tagliagli la strada. Fatta? Fatta? No, no, mi sono scappottato io. Mi sono... Aspetta, raddrizzami. Bastardo maledetto. Buongiorno. Perché si è fermato? Si è fermato da solo. Ok. Aspetta che non gli tiro un'accettata per errore. Ti sei fermato. Bravo, bravo Grigol. Non volevo farti nome shaming, però quando ci vuole, ci vuole. Ok, non mi pareva ci fosse altro materiale di contrabbando. Do giusto un'occhiata veloce, veloce. Ma no, 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 no. Che succede? Un agguato. Ah, aspetta, aspetta. Riparti, riparti. Da quando mi fate l'agguato mentre sto arrestando il tizio? Ma per davvero? Perché non ho più pallida idea di dove cocchio io sia finito. Ok, alla prossima dobbiamo girare a destra. Ma dai, l'agguato mentre arresto? No. Mi hanno anche forato uno pneumatico. Ma che sfiga. Cioè, dammi almeno il tempo di arrestarlo. Erano già pronti lì in agguato. Sapevano che con un nome del genere avrei sospettato cose. Ok, non lo vado a consegnare alla cava perché proprio non c'ho voglia. Aspetta, magari spegniamo la sirena. No, le luci. Dove poi è la sirena? Oh, mi stava assorda. E non facciamo come in passato, Lonino, che ti sei dimenticato di trasferire in prigione il detenuto. Ah, i primi giorni, porca la miseria. Cosa che mi ha bloccato? Ah, già, è vero che ha buttato giù la sbarretta lì. Allora, ritornando a noi, questo lo possiamo rompere? Sì, senza il benché minimo rispetto. Questo è il porcedo più ubriaco che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Per un po' di alcol, ma dimmi te. Vabbè, ma entrambi i polli... No, aspetta. Questo è vivo? No, no, sono tutti e due finti. Ero convinto che avessimo dei polli vivi, ma il gioco deve averli già despunati. Perché non vedo nemmeno la capra. Quando lui è fuggito, anche gli animali vivi si sono dati alla fuga. Hanno capito come funziona. Ok, ciccio, aspetta che non ti tiro un'accettata per errore. Svuota l'area di carico. Bravo, Maximov. Ok, facciamo entrare il prossimo cliente della giornata. Zio Billy, quanti traumi però. Allora, vediamo un po' gli altri due. Grigio e uno KW. Questo è grigio? È un po'... Non so nemmeno io. Aspetta che comincio subito a fare i controllini. A sto punto, ragazzi, pensate di fregare... Dai! Ah, signore, signore, non prendiamoci per il culo. Scenda dal veicolo. È che mi si riempie di nuovo la prigione, porca la miseria. Ti faccio i big level, apponi. Allora, della serie prevenire è meglio che curare. È l'ultimo cliente della giornata, quasi sicuramente. Signor mio, mi dà una riparata al veicolo. Vediamo un po', 50 dollari buttati nel cesso. Ma ti pare il caso? Ok, sì, però... Me l'hanno parcheggiato di culo. Non me lo parcheggiare di culo, devo essere pronto per... Vabbè, in caso di inseguimento. Diciamo che gli sparo nella peggiore delle ipotesi. Allora, cosa trasporti di bello? Maiali vivi, una volta tanto sono maiali veri. E non qualche animale dall'aspetto molto ma molto furbino. Oh, una tanica di alcol. Ma dimmi te. Un merce di contrabbando, lascia stare il mio veicolo e prendi questi soldi. Guarda, in tutto il gioco non ho mai preso mezza mazzetta. Mi diverto troppo a farvi passare un brutto quarto d'ora. 380 dollari. Sono tanti soldi. In questo momento del gioco sono veramente un sacco di soldi. Ma lasciamo stare che è meglio per adesso. Senti, prendo gli alcolici e mi levo dalle balle. Beh, che lo controllo, vedo i suoi piedini laggiù. Per un secondo pensavo che anche lui avrebbe tentato la fuga. Ecco qua. Ehi, maiali, avete dell'alcol da dichiarare? Si sa mai, faccio giusto un controllino veloce, veloce. Aspetta che c'erano anche le taniche. Ma mi sembra che il resto sia a posto. Aspetta, come si controllava il motore, ciccio? Devi salire che devo controllare il motore? Ah, ok, ecco qua. Tanica di alcol. E altra tanica di alcol. Ho capito, della serie è meglio bondare, ma qua stiamo esagerando. Signore, direi che ho recuperato tutto. No, non tornare al veicolo. No, fermati. Sono stati commessi degli errori. No. Vabbè, non puoi partire finché non ti ho dato i documenti. Come, perché sono in arresto? Dai, non diciamo cagate. Ah, posto. Oh mio Dio, è tutto pieno. Lo so che la mia prigione è piena. Non posso fare altri viaggi oggi. Ma porca la miseria, ok. Trasferisci tutti sull'auto di polizia. Vabbè, altri 300 dollari, nonino, non ti dovresti lamentare. C'ho tutta la strada da fare e poi mi aggrediscono. Mi lamento e come? Ok, bravo, libera la zona. Perfetto, e un'altra giornata di lavoro, a posto. Solo 70 dollari. Mancava probabilmente qualcosa. Ma non posso andare a riposare, razza di idiota. C'ho i criminali a bordo del veicolo.
Ok, la strada la conosciamo, non dovrebbe essere un gran problema. È che passo più tempo a bordo del veicolo che alla dogana. Signori, ve lo giuro, se uno dei vostri colleghi... Che mi ha tagliato la strada! Se uno dei vostri colleghi prova a farmi un agguato, v'ammazzo io prima di portarvi alla cava. Salve, sono il telone che ha già editato la porzione di video che avete appena visto. In realtà io sono già andato avanti, c'è un altro quarto d'ora di video che non vi metto in questa puntata. Altrimenti il video mi dura quasi un'ora. E pertanto, casomai, ce lo vediamo nel prossimo episodio di Contraband Police 1979 Edition. Non mi sarei mai aspettato una roba del genere. Lo sto adorando e fidatevi che il meglio deve ancora venire. Tutte queste avventure random sono qualcosa di assurdo. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, se volete che lo continuiamo, perché... Oh, a me Contraband è sempre piaciuto, ma vabbè, dettagli. Nei commenti, dicevo, fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti finite nella lista dei più ricercati di Caricatca. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!